Dunque riprendiamo, cambiando modalità di lavoro, nel senso che finora abbiamo lavorato in modalità critica, no? Prendendo, analizzando le cose che c'erano, adesso dobbiamo lavorare in modalità costruttiva, no? Quindi fare delle proposte che discutiamo, condividiamo, mettiamo nero su bianco e speriamo di non dover più cambiare, anche se in realtà ci accorgeremo che qualcosa, su qualcosa necessariamente dovremo tornare, perché la conoscenza a priori non è mai completa. Allora, dicevamo, andiamo a riprendere, no, il documento. A questo punto l'abbiamo visto tutto, quindi anche in alcune parti sappiamo che ci sono informazioni più avanti o più indietro, viceversa. Allora, tipologie di utenti coinvolti e operazioni ad essi permesse. Quindi, gli utenti possono essere, no? Possono avere vari ruoli, le categorie di utenti, no? Categorie di utenti possono essere, diciamo così, utente semplice, poi può esserci il responsabile di sede, mi sembra che sia una delle figure che abbiamo notato, il responsabile di progetto. E poi si parlava della manutenzione o di utenti che hanno permessi speciali, no? Quindi ad esempio manutenzione, eccetera. Manca qualcuno? Ospiti esterni? Eh sì. Ovviamente tutte queste persone sono distinguibili solo dopo che hanno fatto il login, prima sono tutti anonimi. Quindi io ci aggiungerei solo per competenza un utente anonimo, cioè prima di fare il login. Perché poi dovremo decidere se le varie funzioni del sito a chi sono accessibili. Sugli ospiti esterni è giusto aggiungerli, ma ricordiamoci che su tutti i requisiti che abbiamo letto non erano mai citati, quindi è tutto da inventare. Controlliamo però solo qui, perché siamo stati tratti, o in inganno o no, ma da questa parola. Si vuole dare un sistema di tracciabilità del personale relativo a un'azienda. Quindi se parliamo del personale di un'azienda è il personale dell'azienda, punto, non gli esterni. Quindi, secondo me, la scelta che abbiamo fatto di non parlare mai degli esterni era coerente con quell'impostazione. Io in una prima versione lascerei fuori questo, perché del fatto sarebbe un'espansione del sistema che, secondo me, è necessaria, perché se hai un sistema di tracciamento, in qualunque azienda vai, può entrare un esterno e in qualche modo lo devi identificare. Però da questa prima iterazione del sistema lo lascerei fuori. Non ci hanno pensato a venderlo, e quindi noi abbiamo fatto la progettazione, ci siamo accorti che sarebbe un punto utile, ma lasciamolo fuori, anche per economia. Dopodiché, scusate, qua, la domanda che faceva era operazioni ad essi permesse. Allora, operazioni ad essi permesse è difficile da dire qua, perché le operazioni sono sparse lungo tutti gli altri requisiti funzionali. Quindi possiamo immaginare magari di dare qua, per brevità, per comodità nostra, dare delle sigle ai tipi di utenti. E poi quando parliamo delle varie funzionalità, il report alle itali, il personale del progetto, ci mettiamo tra parentesi la sigla che ci ricorda a quali utenti possono accedere. Quindi ad esempio potremmo dire che l'utente semplice è US, responsabile di sede è l'utente responsabile di sede,
responsabile del progetto, l'utente responsabile di progetto, le invento facili, no? L'utente speciale è un UX, l'utente anonimo è un UA. Anonimo barra generico. Dopodiché esiste una gerarchia tra questi tipi di utenti? Cioè, immaginiamoci dal punto di vista insiemistico. Allora, c'è l'utente, ciò che può fare l'utente generico, anonimo, lo può anche fare l'utente semplice. E ciò che può fare l'utente semplice lo può anche fare il responsabile di sede. Ciò che può fare il responsabile di sede non sempre lo può fare anche il responsabile, l'utente semplice. E il responsabile di sede e il responsabile di progetto in realtà sono due figure diverse e non sono l'una sopra l'altra o viceversa, ma sono affiancate, magari anche sovrapponibili a volte, perché può esserci la persona che è responsabile di una sede e già che c'è anche il responsabile di un progetto, che magari si svolge in un'altra sede. Quindi, in qualche modo, se noi dovessimo fare un diagramma di ereditarietà, fatemelo fare alla buona in Word, diremmo che abbiamo l'utente semplice eredita da utente anonimo, no? E l'utente responsabile di sede eredita da, no? Ha come superclasse l'utente semplice. Dopodiché abbiamo l'utente responsabile di progetto che eredita anche lui da utente semplice, l'utente speciale eredita da utente semplice ma non da responsabile di sede e responsabile di progetto, perché l'utente speciale è speciale in quanto può entrare dappertutto, non è speciale in quanto può vedere i fatti di tutti, no? Quindi non è altro che un US. Tra URP, UX e URS non c'è nessuna relazione. Adesso poi dovremmo fare una use case diagram dove mettiamo gli omini, no? Adesso poi con calma lo faccio graficamente, così vediamo gli omini con le relazioni che ci sono tra di loro. E questo vuol dire, è un'operazione di economia anche, no? Esplicitarlo così, perché vuol dire che più avanti, quando diremo che una funzione è accessibile a un US, automaticamente sappiamo anche che è accessibile agli URS, agli URP e agli UX. E non dobbiamo ripeterlo ogni volta. Ok? Perché c'è questa gerarchia implicita. Dopodiché le informazioni sugli utenti, mettiamole qui anche se la pagina dopo chiede le informazioni gestite dal sistema, ma visto che parliamo di utenti, cosa dobbiamo sapere di questo utente? Nome, cognome, matricola, ce l'hanno un numero, no? Tutti. Sede di riferimento. Email. Telefono. O telefoni. Ditemi qualcosa che non so. No, cioè, i progetti. I progetti a cui appartiene? No, lo diciamo nei progetti, non è una caratteristica dell'utente. No? Vabbè, è una grafica semplice, dove rispetto a tutto c'è la sede di riferimento. Scusa? Ruolo aziendale, cioè? Ci serve? Se vogliamo metterlo, ma... mettiamo pure tutto quello che ci viene in mente, no? Hai detto ramo aziendale. Boh. Allora, tra queste dici? Non è così semplice.
perché sono tutti US, però RS e RP puoi esserlo anche più di una volta. Quindi il responsabile di sede è l'informazione della sede, che identifica l'utente. Il responsabile di progetto è un'informazione del progetto, non è una proprietà della persona, è una proprietà del progetto che è un responsabile. Poi questo responsabile si trova ad essere responsabile di uno o più progetti e di una o più sedi, o zero o più sedi. Quindi in realtà no, l'unica cosa è se lui è un utente speciale, perché questa è una proprietà della persona, che è legata col ruolo aziendale anche. Allora quello è un, diciamo, brutalmente è un flag che è specifico della persona. Le altre sono informazioni che desumo dai progetti, desumo dalla descrizione dei progetti o desumo dalla descrizione delle sedi. Quindi è un UX oppure no? Poi possiamo mettere in senso generale una frase che poi però andremo a istanziare in tutti i requisiti funzionali, è gli US possono accedere alle informazioni che li riguardano. Punto. Gli URS possono accedere alle informazioni che riguardano la sede di cui sono responsabili. Ive comprese le informazioni delle persone che sono in quella sede. E poi gli URP possono accedere alle informazioni che riguardano i progetti di cui sono responsabili. Gli UX non possono accedere a nulla di particolare in più rispetto agli US, come informazioni, possono solamente entrare in tutte le sedi. Ecco, mi viene in mente che nell'organigramma, cioè nella descrizione che avevamo fatto, compariva più volte l'amministratore, cioè uno che può vedere tutto, che è al di sopra degli URS e al di sopra degli URP. Lo dobbiamo mettere? Penso di sì. Penso di sì. Ci serve una figura, se non altro perché quella figura, oltre al fatto che può curiosare tutto, perché magari è roba sua, ma soprattutto perché se no chi è che decide chi sono i responsabili di sede? Chi è che decide chi sono i responsabili di progetto? Allora ci vuole qualcuno sopra che lo possa fare, non è una persona che si autonomina. Passare da US a URP, no? Utente semplice che diventa responsabile di progetto, non lo fa da solo, non lo fa lui che è US, non lo fa neanche un altro URP, deve esserci qualcuno sopra. Quindi dobbiamo aggiungere anche utente amministratore legato, chiamiamo così, o responsabile di tutto, come volete chiamarlo? Responsabile generale? URG. Gran loop mannar, eccetera. E questo URG chiaramente è anche ha tutte le proprietà che hanno gli URP e ha tutte le proprietà che hanno gli RS. Questo ci fa di un male scrivere questa cosa. Possiamo anche non scriverla, eh? Però in teoria il responsabile generale deve poter vedere le informazioni dei progetti che si svolgono. Il problema è che io, però è così. Però se mi immagino il codice che dovremmo scrivere, a un certo punto dovremmo dire, ok, fammi vedere l'elenco dei progetti. Allora avremo sempre, se sono un utente, se sono responsabile generale, allora fammi vedere tutti i progetti. Se no, fammi vedere i progetti di cui sono responsabile. Sono due cose diverse. Però è un caso particolare questo, si spera che sia uno.
E quindi possiamo mettere anche, visto che è un caso particolare, lo possiamo mettere nella tabella degli utenti. 6, eh? Possiamo mettere una password? Allora magari mettiamo, sì, insieme alla matricola. Poi ovviamente questa cosa la riprendiamo quando facciamo il modello dati, perché a un certo punto dovremmo fare modello di tale relazioni per ricavare tabelle. Quindi i vari attributi più semplici, no, che non intervengono nelle relazioni complesse con le altre entità, per il momento possiamo anche non, perché farebbe parte della progettazione. Però abbiamo dato un po' di sigle, abbiamo battezzato un po' di nomi, eh. Ricordate che questa parte qua ha anche il ruolo di glossario. Ciò che chiamo in un certo modo qua, sono tenuto, può essere coerente nel resto del documento. Poi abbiamo detto, altre tipologie di informazioni trattate. Le informazioni trattate sono sicuramente la sede, che è caratterizzata dal fatto di avere un responsabile, quindi un responsabile e poi n utenti afferenti di tipo US, no? Cioè utenti che usiamo al costo di essere pedanti, che hanno tale sede come sede di riferimento. A volte bisogna essere pedanti per riuscire a riusare le stesse parole che abbiamo deciso di usare prima. Quindi per il momento la cosa essenziale della sede è il responsabile, e poi le informazioni che ci servono sicuramente sono la localizzazione, dove si trova. Poi altre cose che magari scopriremo, l'indirizzo, che ne so, i metri cubi, tutto quel che volete. Queste sono le cose di cui abbiamo parlato nei requisiti. Quando si parlava di viaggio, di spostamento. Poi abbiamo parlato di progetto. Un progetto ha un responsabile, URP, mettiamo qua. Poi avrà n utenti US che partecipano al progetto. Avrà anche un nome. Anche qua la sede avrà un nome. Avrà una durata, no? Quindi data inizio e data fine. Queste cose sono state citate, quindi sono importanti al fine della descrizione dei requisiti. E poi in qualche punto compariva un concetto che adesso decidiamo se mettere o no, di sede di riferimento di un progetto. Ha senso che un progetto abbia una sede di riferimento? Io credo di no. Io credo che semplicemente un progetto abbia un elenco di sedi di svolgimento. Ma non ce n'è, tra le sedi in cui il progetto si può svolgere, non vedo motivo, in base ai requisiti che abbiamo visto, di eleggerne una come sede speciale di quel progetto. Nessuno obietta e quindi è così. Decidiamo che sia così. Altre cose sul progetto che ci interessava, che ci serve rappresentare? Responsabile dei partecipanti, intervallo di tempo in cui esso esiste. Bon. Dopodiché, dunque, la sede del progetto. Sì, lo aggiungeremo quando faremo, ma non ci serve adesso, no? Ci sarà anche un ID da mettere, il progetto. Non stiamo facendo il modello dati adesso, no? Stiamo facendo il glossario.
che ci serve per scrivere i requisiti dopo. Dopodiché, dobbiamo dare, adesso qui effettivamente facciamo il lavoro da glossario, battezziamo dei termini, questi erano termini già dati, c'erano già nella descrizione. Adesso dobbiamo dare dei nomi a delle informazioni che il sistema deve gestire, tipo il fatto che la persona sia in una certa sede a lavorare su un certo progetto. No? Non so se usare un termine un po' vecchio, non so, mi viene da usare turno, ma non leghiamolo ai turno orario, no? Abbiamo delle informazioni collegate al fatto che quella persona ha passato un certo lasso di tempo in una sede a fare un certo lavoro. Se trovate una parola migliore di turno, la scegliamo, se no teniamo quella. Il difetto turno che mi ricorda i turni fissi, no? Schedulati a priori, invece questo no. Possiamo chiamare presenza, ma presenza, non, presenza mi dà l'impressione di qualcosa di troppo puntuale, no? In questo istante la presenza è lì. Invece teniamo turno, poi se vi viene qualcosa di meglio lo cambiamo, eh? Purtroppo la scelta delle parole non è indifferente, perché poi ci semplifica o ci complica enormemente i ragionamenti dopo, no? Perché se scegli la parola giusta è più evidente. Allora, il turno che cos'è? È la presenza di una persona, presenza, diciamo così, certificata, di una persona, di un utente, scusate, noi non gestiamo persone, di un utente, US, o UX, o di qualunque tipo, presso una sede, in un certo intervallo di tempo, di una giornata, virgola, adesso ditemi se lo mettiamo o no, a lavorare su un progetto, per lavorare su un determinato progetto. Per dire, se io lavoro 2 ore su una cosa e 3 ore su un'altra, scritto così sono 2 turni diversi. Se io ometto l'ultima frasetta, sarebbe un turno unico da 5 ore e poi avrò un altro concetto che non chiamo più turno, ma chiamo attività, magari, che mi dice all'interno del turno su quali progetti ho lavorato. Cos'è meglio? Non lo so. Come è meglio descriverlo? Non lo so. Non stiamo ancora dicendo faccio una tabella del DB che si chiama turno, eh? Magari lo stravolgiamo ancora 3 volte. Perché sicuramente, dipende un po'. Direi, sicuramente vogliamo dare la possibilità a una persona di lavorare su più progetti diversi nello stesso giorno. Questo l'avevamo già detto. Possiamo anche dare la possibilità a una persona di lavorare in più sedi diverse nel nostro soggiorno, no? Mattina da una parte, pomeriggio in posto dall'altra. Non abbiamo motivi per impedirglielo. Allora, questo qui era un concetto un po' generale che mi sembrava che non ponesse meno limiti. Se lui a un certo punto della giornata cambia progetto, me lo dice, chiudo un turno, ne apro un altro. Se a un certo punto della giornata si sposta di sede, me lo dice, chiudo un turno in una sede, lo riapro in un'altra sede, magari sullo stesso progetto, va a sapere. Dopodiché, ovviamente qua precisiamo che entra in una sede in cui è autorizzato a lavorare su un tema del tuo progetto a cui appartiene, a cui partecipa, scusate, abbiamo usato il verbo partecipare prima. Qui è vietato usare sinonimi, dobbiamo usare i termini coerenti.
Domanda. È possibile che uno sia presente in una sede ma in quel turno non stia partecipando a nessun progetto? Penso di sì però, perché pensiamo all'utente speciale, no? Va in manutenzione, va a controllare, a sistemare, aggiustare una cosa, mica gli chiedi ma se stai lavorando per il cliente A o B? No, senti, sto lavorando sul tubo dell'acqua. Non è associabile a un progetto. Così come per definizione il responsabile generale non sta lavorando su un progetto. Quindi qui abbiamo scoperto, sulla base di questo ragionamento, che il fatto che una persona in un turno, che un turno, non ci importa più la persona, che un turno sia associato a un progetto non è un'informazione obbligatoria. Allora però quello che dobbiamo chiederci è: esistono delle categorie di utenti per cui questa informazione sia obbligatoria e altre categorie di utenti per cui questa informazione non sia obbligatoria? Se esistono categorie, le dobbiamo un attimo rivedere ed esplicitare. Se invece non esistono queste categorie, sarà un'indicazione che io faccio la bollatrice, il progetto A, B, C, D, nessuno. Chiaro che la seconda è più semplice. Quindi la domanda che faccio a voi, volete che ci siano delle categorie di utenti per cui è obbligatorio indicare un progetto per poter entrare? Perché poi questa è la differenza dal punto di vista funzionale. Nessuno lo vuole? Nessuno lo vuole. Ok, non c'è. Non è obbligatorio per nessuno indicare un progetto. Così anche il neoassunto il primo giorno, poverino, non si sente in imbarazzo, non lo fanno entrare perché non ha ancora un progetto associato. Deve stare fuori finché qualche project manager volenteroso se lo prende sotto la propria ala. In un certo intervallo di tempo per lavorare eventualmente su un determinato progetto a cui partecipa, oppure per lavorare, speriamo che sia sempre per lavorare, genericamente su nessun progetto in particolare. Spero che si capisca scritto così. Quindi le informazioni legate al turno, quindi saranno ovviamente la data, ora inizio, ora fine, progetto opzionale e sede. E ovviamente l'utente, che è un US, quindi tutti. Ok? Le informazioni chiave, essenziali, no? Poi ce ne saranno anche altre. Poi? Cosa ci manca? Dunque, il progetto so chi ci lavora. Ah, l'elenco delle sedi le so. Manca l'autorizzazione, quindi l'autorizzazione a entrare nella tua sede ce l'hai. L'autorizzazione a entrare in una sede diversa, basata sui tuoi progetti, ce l'abbiamo l'informazione, perché io so che il progetto è fatto di persone, il progetto è fatto di sedi, quindi tutte quelle persone che appartengono a quel progetto possono andare in quella sede. Manca l'informazione di poter accedere a una sede al di là di quelle a cui hai accesso per i tuoi progetti. C'era scritto nei requisiti. Giovedì facciamo una riunione, la facciamo in quella sede perché è più comoda per tutti, più o meno a metà strada, anche se in realtà poi su quel progetto non si lavora, ma è la riunione di quel progetto lì. Mi sembra brutto dir di no.
e quindi dobbiamo avere un meccanismo autorizzativo aggiuntivo basato sulle sedi. E quindi un'autorizzazione, fatemi chiamare autorizzazione sede, per ricordarci che non è un'autorizzazione in generale, perché la maggior parte delle autorizzazioni sono implicite, nella mia sede, nei miei progetti, o nelle sedi in cui si svolgono i miei progetti. Poi ce n'è una esplicita, aggiuntiva, che è autorizzazione ad uno o più utenti semplici di accedere ad una specifica sede. A Natale ci troviamo tutti per gli auguri del presidente, e allora fanno entrare, no? Per una determinata data. Qui ho messo dei vincoli, un giorno e non una fascia oraria e una sola sede, non sei sedi. Se vi piace li lasciamo così, se invece troviamo dei motivi li cambiamo. Vi piace per sfinimento. Vi ho dimenticato cose? C'è ancora qualcuno che vuole fare i task, il project management, l'avanzato avanzamento, eccetera? E fare altre 3 pagine di queste cose? Al momento non mi viene in mente altro, ma può darsi che sulla reportistica c'è il calendario, per progetti, le persone, le ore, ci le ricavo. A occhio mi sembra tutto. Quindi possiamo andare avanti, poi salviamo magari. Andiamo avanti. Allora, funzionalità relativa all'anagrafica. Qui a questo punto abbiamo finito il glossario, cioè, ossia la definizione dei concetti principali, delle loro relazioni e delle informazioni ad esse associate. Adesso c'è il grosso e lungo lavoro analitico di scrivere i vari requisiti. Un lavoro che avviene su 2 livelli, tanto per complicarci la vita. Funzionalità relative all'anagrafica di utenti e sedi, no? Proviamo a scrivere alcune di queste. Prendiamo questo, vediamo se non abbiamo dimenticato nulla da qua, perché stavo andando a memoria, ma progetti, codice, dipendente, trasferta, operazioni, mi sembra che rispetto a quanto avevamo commentato prima, manager responsabile del nostro URG, amministrazione anche l'URG, ah no, questo non ce l'abbiamo. Allora, dipendente, normale, poi c'è il manager. Che questo in realtà lo possiamo leggere sia come responsabile di sede che come responsabile di progetto, che come responsabile generale. E poi c'è l'amministrazione che ha l'accesso ai dati di tutti i dipendenti. Allora, il livello d'accesso dell'ufficio del personale è lo stesso dell'URG, del responsabile generale, o sono diversi? Cioè l'amministratore dell'azienda può vedere più fare, può vedere barra fare più o meno cose dell'ufficio stipendi, per capirci, o dell'ufficio del personale. Diciamo più personale che gli stipendi, perché gli stipendi non frega niente dei progetti. Perché noi potremmo, la domanda è pertinente solo perché URG io l'ho indicata come una proprietà del singolo utente, dando per scontato che fosse uno. Mentre invece se diciamo che quel ruolo lì ce l'hanno anche una serie di persone di funzionalità, di funzione amministrativa, non ha senso metterlo così, perché a questo punto avremo una tabella di amministrativi.
tagliamo la testa al toro, diciamo o responsabile amministrativo, URG. Quindi a questo punto lo tolgo qua perché non è più, sì, il responsabile generale ci sarà, ma non è più proprietà di quella persona, ma c'è un gruppo di persone che ha quel ruolo. Poi ci do, ma lo studieremo poi come farlo in pratica, progettualmente. Noi stiamo facendo tutto questo casino qua sugli utenti, sui livelli degli utenti, ma per semplificarci la vita dopo, nel senso che poi le varie funzionalità le attribuiremo a dei ruoli. Cioè diremo, questa funzionalità è accessibile, no, la posso presentare, può essere attivata dall'utente che ha questo ruolo. Questi ruoli saranno come delle medaglie, no? Che do alle varie persone. E una singola persona può avere più ruoli contemporaneamente. No? Si chiama controllo dell'accesso basato su ruoli, role-based access control, che è un modo di programmare, in cui non dico mai quel gruppo di utenti per una funzione elenco gli utenti che lo possono usare, per un'altra funzione elenco gli utenti che lo possono usare, ma ho gli utenti, ho le funzioni e ho in mezzo dei ruoli. E ogni funzione dice da quali ruoli può essere attivata e ogni utente dice a quali ruoli gli appartiene. E quindi si riesce anche dinamicamente, molto velocemente, a cambiare il sistema di permessi del sito, andando a modificare questa tabella intermedia, questa coppia di tabelle, utente ruolo e funzione ruolo. Lo vediamo, ci sarebbero anche già delle librerie che fanno questa cosa qua, ma noi lo faremo in modo artigianale. E quindi bisogna essere, da un certo punto in avanti non ci interessa più l'utente, ma tutto il sito lavorerà sul ruolo. Se sei in questo ruolo devo fare questo. Ok, dicevo, da qui in poi dobbiamo lavorare su due livelli. Funzionalità relativa ad anagrafica di utenti e sedi, avevamo scritto anagrafica di utenti e sedi. Allora, anagrafica di utenti significa creare un nuovo utente, cancellarlo, modificarlo. Anagrafica di sedi, creare una nuova sede, modificarla, cancellarla e definire il responsabile della sede. Quindi, funzionalità relativa alla grafica di utenti e sedi è dovrà il sistema permette la creazione di nuovi utenti. E l'indicazione dei ruoli a cui appartengono. Quindi noi utenti US, indicazione dei ruoli a cui appartengono, che possono essere URP, URS, UX o URG. Il sistema permette la modifica, quindi nuovi utenti, diciamolo, con la specifica dei dati anagrafici e l'indicazione dei ruoli a cui appartengono. Il sistema permette la modifica, la visualizzazione, prima, dei dati di un utente. Visualizzazione. Il sistema permette la modifica dei dati anagrafici di un utente e dei suoi ruoli. Il sistema permette la cancellazione di un utente. Ci manca ancora di dire, in queste quattro banalità, ci manca ancora di dire chi può fare queste cose. Cioè chi può attivare la funzione
Il sistema permette a tutti la creazione di un nuovo utente? No, lo permette a URG. Quindi, solo URG, se sono URG, allora per me il sistema permette la creazione di un nuovo utente. La visualizzazione dei dati di un utente. Tutti possono vedere i dati di tutti? Ma sì, dai. Oppure no? Dipende. Una delle cose che mi dà più fastidio quando devi collaborare con delle aziende è che non riesci mai a trovare, ma manco la rubrica che ti dia il numero di telefono e l'email di una persona che conosci che lavora in quell'azienda lì. La differenza, che ne so, se andate a vedere sui siti universitari, invece la prima cosa che c'è sulla home page è la rubrica. Ma perché noi siamo figli del pubblico, quindi diciamo così, per legge dobbiamo essere rintracciabili e noti. Mentre invece nelle aziende private no. Però qui stiamo parlando di funzionalità accessibili a una rubrica sulla intranet, per dirci, no? Quindi potremmo dire che questo è accessibile a tutti. Ogni utente può andare, perché magari gli serve il numero di telefono di tizio, sapere su che progetto lavora. Non ci vedo nessuna informazione riservata qua. È vero che qualcuno di voi nelle schede ha scritto che i progetti possono avere un livello di riservatezza diverso. Quindi potrebbero esserci alcuni progetti riservati, no? Che non sono visibili a tutti. Vabbè, semplifichiamolo questo. Quindi questa è una funzionalità che vedrà accessibile a tutti gli utenti collegati. Il sistema permette la modifica dei dati anagrafici di un utente? E beh, questo qui no, solamente chi ha creato l'utente lo può modificare e chi ha creato l'utente lo può cancellare. Qui non sto dicendo, non è qua che indico a quali progetti lavora l'utente, perché la modifica dei progetti a cui lavora l'utente è una cosa che può fare anche URP. E il responsabile di sede, lui potrebbe avere magari una visibilità superiore, ma sulla modifica dell'anagrafica non è che può, no. Sì, beh, boh, sto pensando, il responsabile di sede, magari lui si sposta di ufficio e gli cambia il numero di telefono. E non devo passare dal responsabile del personale per far cambiare il numero di telefono. Quindi ci sono alcuni attributi, alcuni sottoinsiemi di queste modifiche che potrebbero essere accessibili magari anche all'URS. Vabbè, dobbiamo tagliare da qualche parte, c'è sempre la voglia di aggiungere qualche cosa, no? Se stiamo facendo un progetto su cui investiamo a lungo termine, tutto questo si potrebbe fare, io ne terrei traccia in un documento collaterale, in delle noticine, sapendo che è l'evoluzione futura che cosa potrebbero portare. E qui devo andare avanti chiaramente, no? Cioè, vedete, queste quattro cose sono il famoso CRUD. Abbiamo già accennato a questa sigla, no? Create, update, delete, la R, cioè, vuol dire visualizza. Retrieve, create, retrieve, update, delete. Sono le quattro operazioni di base che puoi fare su qualunque dato. Crearne uno nuovo, retrieve, ricercarlo, vederlo, update, aggiornarlo e delete. Quindi quasi sempre sono necessarie queste quattro cose. Ad esempio, perché ad esempio per il turno non sarà così. Perché il turno non lo posso modificare una volta che è immesso, non lo posso cancellare. Quello è storico. Quindi. Però sui sistemi anagrafici, fatti a tabelle, sono così. Ecco, dicevo, sono un lavoro fatto su due livelli, perché il primo livello è quello di scrivere la frasetta requisito. Il secondo livello è poi di spiegarlo. Adesso questi sono molto semplici. Però spiegarlo è un lavoro che faremo nella prossima esercitazione, in cui andremo a prendere, io qui mi sono fatto uno schema di caso d'uso narrativo, no? E allora diciamo ok, il sistema permette la visualizzazione dei dati di un utente, la specifica di questo, allora in alcuni casi è sufficiente, saranno pochi. In altri casi, a ciascuno di questi requisiti, dobbiamo spiegarlo attraverso un caso d'uso. Passo 1, passo 2, passo 3.
Ad esempio, il caso d'uso è di questo, ricordate le categorie sono il nome delle use case e direi a questo punto visualizzazione dettagli utente. Lo scopo è l'anagrafica utenti, l'intenzione nel contesto sarebbe un utente, un US, desidera conoscere informazioni statiche, fisse, no, generali a proposito di un altro US, primary actor è un US, e poi c'è lo scenario di successo, i vari punti, quindi l'US ricerca l'utente e poi seleziona l'utente desiderato e, diciamo così, il sistema fornisce tutti i dettagli. Però ci sono già due passi, il primo dei quali è ricerca l'utente. Allora, non appare in nessuno di questi requisiti il fatto che ci sia una ricerca degli utenti, ma appare nel dettaglio di come la modifica, anche la cancellazione ci sarà la ricerca dell'utente, di come la cancellazione e la ricerca implichino una sottofunzionalità, che è la ricerca, che in sé non è un requisito, ma è necessario, un passo necessario per poter implementare ciascuno di questi requisiti. Quindi il livello di dettaglio in più di questi requisiti, cioè lo use case, ci serve, ci stimola a pensare ai vari passi logici. C'è un modo di vedere i dettagli di un utente senza passare da una ricerca? Non credo, a me non viene in mente. Ma forse i miei stessi dettagli mi vengono presentati attraverso la pagina del profilo. Profilo personale o qualcosa del genere, ma sugli altri utenti come faccio a scegliere? Che poi ricerca può voler dire tante cose, ecco, potrebbe voler dire inserisci il numero di matricola e devo già saperlo, magari è solo così, quindi una ricerca molto molto di base, oppure una ricerca più sofisticata, questo lo possiamo decidere dopo, perché non fa più parte tanto dei requisiti, ma fa parte poi della progettazione. Però il fatto che ci sia questo passaggio lo dovremo esplicitare. Ok? Quindi, due livelli sono, primo, elencare requisiti sintetici e poi a ciascuno di questi requisiti sintetici, quando non del tutto banale, associare un piccolo caso d'uso di cui io appunto per la prossima volta ho già preparato delle schede per annotare, provare a farlo in aula. Ma questo no, lavoro non lo facciamo domani, perché questo lavoro qua, diciamo così, collaborativo ha senso farlo quando, diciamo, c'è un certo numero di persone, domani in più. Oltre al classico effetto venerdì, cioè, sapete, la sciopero dei treni, quindi facciamo un altro argomento che in ogni caso vi invito poi ad andare a guardare.